ne valeva la pena? Non lasciamo rimpiatti a chi resta. Questo è il motto scelto dall'AMIL per la 71esima giornata nazionale per le vittime e gli incidenti sul lavoro, che sono in crescita in Abruzzo rispetto al 2020 e sono sempre più donne. A Pescara, dopo la messa celebrata nella chiesa di Sant'Andrea, la toccante deposizione al monumento per i caduti sul lavoro con le autorità e gli amministratori comunali e regionali, di seguito un incontro dibattito in comune. Claudio Ciampagna, componente comitato esecutivo ANMIL. Di lavoro si dovrebbe vivere, non morire. Infatti si esce la mattina per andare a lavorare e si rischia di non tornare la sera. Le morti purtroppo aumentano, anzi con la ripresa, c'è qui la dottoressa Marisa dell'INAIL, aumentano ancora di più ed è strano perché non si può riprendere l'economia italiana trascurando la sicurezza nei luoghi di lavoro. Rispetto al 2020 in Abruzzo, quanto è cresciuta la percentuale degli incidenti, delle morti e delle malattie sui luoghi di lavoro? L'8,3 sono aumentati gli infortuni sul lavoro, il 4,5 i caduti sul lavoro e le malattie professionali credo il 34%. Non è che sono preciso forse nelle cifre, lo potrebbe essere molto di più l'INAIL, ma noi dell'ANMI quello che interessa di più è chi sta dietro queste cifre. Le cifre sono fredde, sono utili per le statistiche, pur utile esse, ma quello che ci importa è proprio chi è dietro queste cifre, cioè le persone umane, i lavoratori, le loro famiglie. Una donna soprattutto, l'infortunio femminile sono in crescendo e l'infortunio di una donna è cosa straziante, ma sappiamo che l'INAIL sta tanto facendo per quanti soldi ha di avanzi di gestione di bilancio. L'INAIL stesso chiede al governo di poter utilizzare una gran fetta per poter sopperire a quelle che sono le manchevolezze, cioè perché manca in effetti una vera tutela completa, una presa in carico totale da parte dell'istituto, che è l'assicurazione degli infortunati sul lavoro. C'è un motivo, c'è sicuramente una mancanza di applicazione, di attualizzazione di quelle che sono poi le leggi, forse fra le migliori del mondo, la 626, la 81. Ciampagna invita poi a parlare di sicurezza fin dalle scuole elementari. Per formare una famosa cultura che tutti ce l'hanno in bocca, ma nessuno poi fa niente concretamente per attivare questa cultura della sicurezza, partendo dalle scuole elementari, dai bambini.